Ciao a tutti, allora parlo piano perché è presto, sono tipo le 7:30 del mattino. Allora, in questo video vi faccio vedere l'ultima parte, cioè ho finito di lavorare la manica e adesso devo fare il polsino, quindi mi rivolgo a Angela che voleva sapere come fare questo effetto nel polsino, ok? Allora. Io ho 62 maglie. Queste 62 maglie le devo diminuire perché il mio polso è piccolo e io voglio che le maglie del mio polso siano 32 maglie, quindi devo passare da 62 maglie della manica a 32 del polsino. Prima di tutto, a me, visto che ho poche maglie, non riesco a lavorarle nei ferri circolari e quindi mi servono i ferri a doppia punta. E userò un numero più piccolo di ferri per aiutarmi nella riduzione. Quindi sto lavorando con i ferri da 5 circolari e i ferri a doppia punta userò quelli da 4. Ok? Quindi abbiamo detto che da 62 maglie devo passare a 32 e devo fare un polsino a coste, uno a uno, quindi un dritto e un rovescio. La cosa che dovete fare è praticamente lavorare due maglie insieme per fare le diminuzioni e in contemporanea fare il polsino. Questo è il primo giro del polsino, quindi con il ferro da 4. Io inizio a lavorare il polsino e in contemporanea faccio la riduzione. Quindi lavoro insieme due maglie a dritto in questo modo. Poi due maglie al rovescio in questo modo. Due maglie a dritto, due maglie a rovescio, due maglie a dritto, questo non mi serve più. Che era il marker quello sotto ascella, se vi ricordate, no? Quindi dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto. Quindi due maglie a rovescio, due a dritto. E due a rovescio. Allora, io le diminuzioni le ho fatte perché servono a me, ma e ne faccio tante perché servono a me, perché io devo 62 maglie, devo arrivare a 32. E ovviamente dipende quante maglie a voi occorrono per il polsino, aumentate o diminuite le diminuzioni. Scusate il gioco di parole. Ora devo fare, me ne distribuisco più o meno 10 su ogni ferro. Due a dritto e due a rovescio. Me ne sono messa 10 sul primo. 2, 4, 6, 8, 10. Adesso mi prendo l'altro. E continuo. Quindi facciamo rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio, dritto, rovescio. Ok, sempre due a dritto. Stringete bene quando passate all'altro ferro. Due
2 al rovescio. Adesso io continuo, ci vediamo quando ho quasi finito il giro. Allora, eccoci qua. Io ho terminato quasi il giro, ne ho distribuite rispettivamente 10, 10 e 10, sono 30. Ora a me ne occorrono 32, quindi mi rimangono due maglie che io non diminuirò. Lavorerò normalmente, quindi ne faccio una a dritto e una a rovescio. E io posso andare a posare i miei ferri circolari perché ho distribuito le mie 32 maglie nei tre ferri a doppia punta. E quindi questo è il primo giro dove io ho fatto di già le diminuzioni e ho messo già le maglie che mi servono per il mio polsino, perché io mi dicevo prima voglio un polsino di 32 maglie. Ok, questa spilletta da balia mi serve come marker, diciamo, di inizio giro, così mi ricordo quando mi finisce il giro. E quindi adesso vi servirà un terzo ferro a doppia punta per lavorare. Vi faccio vedere il secondo giro come si lavora. Quindi niente di diverso, ma si lavorano le maglie come si presentano. Dove avete il dritto lavorate il dritto, dove avete il rovescio lavorate il rovescio. Quindi un dritto, un rovescio, un rovescio, un dritto. Un rovescio, un dritto, qui ci sono delle maglie, un dritto, ok, un rovescio, un dritto e un rovescio, quindi praticamente questo qua è il nostro secondo giro. Quindi lavorate questo e lavorate questo. E praticamente continuate a lavorare in tondo sui ferri a doppia punta per, nel mio caso io ho fatto 18 giri. E poi vi faccio vedere poi come chiudere. Se non lo faccio in questo video qui, ho già caricato un mini video dove vi faccio vedere la chiusura che ho fatto per questi polsini, che sarebbe la chiusura tubolare col lago. Ok? Quindi praticamente dovete, scusatemi, continuare la lavorazione in tondo, semplicemente che non avete più i ferri circolari, ma i ferri a doppia punta. Quindi ogni volta cambiate il ferro e continuate a lavorare le maglie come si presentano. Io ho scelto una costa 1 a 1, quindi facciamo un dritto e un rovescio, quindi un dritto e un rovescio. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Qui c'è il dritto e lavoro un altro dritto. Qui c'è il rovescio e lavoro un rovescio, e così per un totale di 18 giri. 18, scusate, aspettate che vado a guardare. Sì, 18 giri. Dopodiché chiudo. Se volete farlo come me, diversamente lo fate più corto, più lungo, come vi sembra. Io vi ho fatto questo video soprattutto per Angela, che mi aveva chiesto come fare questo effetto qui. Poi, come vedete, cioè, è molto elastico, anche la chiusura, quindi
quella tubolare che vi ho fatto vedere nel video, è molto elastica. A me piace e poi vedete c'è questo effetto da largo a stretto. Ok? Buon lavoro ragazzi!